Allora, non posso gridare perché è molto presto, però sto per uscire di casa e sono diretta all'aeroporto e voglio portarvi con me in questa nuova avventura, un nuovo viaggio e nulla, restate con me. C'è la mia valigia gigante e tra l'altro tutta sporca perché in un ultimo viaggio che ho fatto me l'hanno praticamente sporcata tutta e non se ne viene. Insomma, è grandissima e pesa più di me, quindi avrò un po' di difficoltà. Tutti, allora, come avrete visto dall'inizio di questo video, ho preso l'aereo, sono partita ieri sera, no, ieri pomeriggio sono arrivata, ho sistemato tutto, valigie, insomma, tutta una serie di cose che dovevo fare e adesso ho 2 minuti di tempo per parlarvi e spiegarvi cosa sto facendo. Sono le 7:35 di mattina, anche se in Italia sono le 8:35. Infatti io sono a Londra. Sì, sono a Londra perché sto accompagnando, sono la group leader, diciamo, di un gruppo di ragazzi della mia scuola in cui lavoro, della scuola in cui lavoro. Li sto accompagnando in questa vacanza studio. Infatti ci troviamo in un bellissimo campus a Greenwich. Sarò qui per 14 giorni e loro avranno la possibilità appunto di studiare, insomma ci sono le lezioni con i docenti proprio di qui e poi abbiamo diverse giornate in cui siamo fuori, siamo a Londra, siamo in giro a vedere musei, posti e cose che i ragazzi ovviamente vogliono vedere. Sono molto molto emozionata. Qui ho il mio beige. Aspettate che me lo metto perché sto per uscire dalla camera, quindi devo assolutamente prenderlo. Non so come va questo. Ok, così. That's me. Qui ci sono le chiavi, questo è un una specie di sensore contactless per aprire alcune porte. Vi farò fare sicuramente un bel tour del campus, gli edifici, parecchi sì, edifici in cui i ragazzi fanno arte, fanno sport, ci sono campi da tennis, campi da basket, campi da badminton, campi da calcio, insomma laboratori, cinema, teatro. Un sacco di cose. Siamo qui per sì, una sorta di mensa, no, una vera e propria mensa in cui facciamo colazione, pranzo e cena. Infatti adesso andrò a fare colazione perché ho un po' fame. Se mi sentite con la voce morta, è tutta l'aria condizionata che ho preso ieri in aeroporto, in aereo e in pullman perché si moriva di freddo praticamente. Per quanto riguarda invece Londra, le temperature sono fantastiche, si sta davvero bene, anzi domani ho visto le previsioni e c'è tipo un picco di calore non indifferente, però sì, ce lo facciamo andare bene. Io mi sono già vestita, preparata, ho fatto la doccia ieri sera prima di andare a letto, quindi stamattina non l'ho fatta. Sono già bella e pronta e adesso vado e vi farò fare tutto il giro del campus, poi vi faccio vedere la mia camera. La mia camera come la camera di tutti è un po' piccola, sinceramente, però vabbè, alla fine sono 14 giorni, c'è gente che in questi campus ci sta anche un anno. Questa è la finestra che ho in camera, qui ci sono gli asciugamani in carta che ho portato e questo è quello che vedo, perché il campus è fatto tutto così, quindi tipico. Guardate che bel cielo. Io non ci sono mai stata in Inghilterra d'estate, quindi per me è stranissimo vedere Londra in questo modo. Ok.
Adesso vi faccio fare una specie di room tour, anche se il room tour terminerà in 2 secondi. Questa è la porta d'ingresso, a terra ovviamente c'è la moquette, qui c'è il letto in che non ho rifatto perché insomma c'è soltanto da chiudere questo piumone, non bisogna fare altro. Lì c'è il mio pigiama, la finestra che vi ho mostrato, qui c'è tutta una scrivania insomma, in cui i ragazzi possono studiare, io l'ho presa per tutt'altro, mi ci sono truccata, qui ho usato questa lampada per truccarmi, quello è lo zaino che devo portare in giro. Tutti questi cassetti in realtà sono molto comodi, infatti mi sono organizzata con biancheria, qui ci sono una serie di cose, no, questo è vuoto, qui ho messo altri documenti e poi ci sono tutte queste mensole, tra cui qui c'è il mio phon e la mia piastra. Ok, ho un piccolo frigorifero. Questa, scusate la busta, questo è un armadio in cui ho sistemato tutte le mie robe, sotto anche altre scarpe. E poi qui c'è la porticina del bagno. E questo è il bagno, fine. Come avrete visto, appunto, la camera è molto piccola, però a me va benissimo, insomma, non mi creo problemi, sono una persona che si adatta, un aereo, una persona che si adatta molto facilmente. Questo è un profumino che mi sono portata, l'unico, perché aveva la boccetta in plastica. È al profumo di Ribes e Cocco, non ha nessuna marca specifica, in realtà è una specie di acqua profumata, quindi io adesso devo. Sono pronta! Questo è il corridoio in cui ci sono le altre camere e poi qui abbiamo un'area comune con dei divani, c'è un tavolo, cucina, frigorifero, cose che non utilizzeremo mai perché siamo tutti i giorni a mensa, però qui la sera i ragazzi possono ritrovarsi e stare insieme, insomma. Allora, questo è lo stabilimento, diciamo, in cui ci sono io e anche i ragazzi che accompagno e dormiamo tutti qui praticamente. Poi qui uscendo c'è una stazione in cui appoggiare le bici. Scusate, vi faccio vedere altro. Guardate che bello il cartellone con le ragazze pompon, con le cheerleader, non l'ho ancora vista però spero ci siano. E poi più avanti abbiamo questo shop in cui dovrebbe anche esserci Starbucks, se ho capito bene, e altre cose che possiamo comprare sempre all'interno del campus. Siamo in fila per entrare a mensa. Ora per colazione questo cosino al cioccolato, un cornetto vuoto, marmellata ho preso di albicocca e una sorta di caffè, anche se non è caffè, acqua, mela e yogurt. Questo è lo stagnetto in cui ci sono anche i pesci ed è appunto il meeting point per decidere le attività e le escursioni. Adesso sto tornando in camera, ho finito di fare colazione. Mi vado a lavare i denti e poi devo appunto far sì che i ragazzi vadano a fare lezione. Hanno lezione a partire dalle 9 e io poi sono libera, quindi deciderò cosa fare. Qui ci sono alcuni campi da tennis e da basket all'aperto. Questa è la zona in cui si trova il nostro campus, sono appena venuta fuori. Molto molto bella e qui appunto c'è l'inizio del parco di cui vi parlavo. Sono appena uscita dal parco è davvero caldo oggi, forse l'ho già detto più di una volta, però fa davvero caldo. I ragazzi stanno facendo le attività nel parco mentre io adesso torno al campus che è praticamente qui vicino e devo andarmi a prendere qualcosa da bere di fresco perché ho una sete pazzesca.